Un importante prodotto made in Italy, l'Aragon, okay. Che è appunto un'altra scarpa per chi comincia ad arrampicare, ma anche buona per un livello medio. Una scarpa più tradizionale, con una tomaia più tradizionale, in pelle, pelle scamosciata, pelle che viene colorata a spray nella parte esterna e che invece mantiene un colore molto tenue nella parte interna. Ed è un colore molto tenue che non viene rilasciato sulla pelle del piede. Sappiamo che è brutto avere il colore della scarpetta sulla pelle del piede. Anche qua suola tre quarti come nella Zenith per facilitare la risuolatura. Una costruzione abbastanza semplice. Entrambi i velcri sono incollati, termosaldati, diciamo, su una fascia superiore. E abbiamo qui un ottimo compromesso qualità-prezzo per tutto quello che è appunto scalata dei primi anni. Ok, è una scarpa questa che vai a consigliare sempre per un utilizzo sia indoor che outdoor? Assolutamente, questa sia indoor che outdoor, mentre mi viene da dire che per la natura del knit la Zenith è particolarmente adatta all'indoor. A mio avviso questa è adatta all'indoor ma anche all'outdoor, sarà una scarpa all-round sempre, all-round, quando dico all-round cerco di identificare una categoria di scarpe in cui appunto si privilegia il comfort e la durata piuttosto che non alla prestazione pura. E è una scarpa che sicuramente avrà successo anche nell'outdoor, una scarpa comoda che non deve essere presa estremamente piccola e che penso che avrà il suo successo e verrà apprezzata proprio in quegli ambiti. Dallo stand La Sportiva è tutto, gli Unidis? From Vicenza? Ok? From Vicenza. A tutti.